la contaminazione tra culture, tra religioni e tra etnie. Mille colore, anche come narra una bellissima canzone di Pino Daniele. Quindi una città che non erge mura, che anche di fronte alle difficoltà economiche fa assolutamente prevalere umanità, solidarietà, non si vuole rassegnare a questo vento di guerra, di odio, di indifferenza. È bellissimo camminare per i vicoli di Napoli e vedere persone diverse. La differenza è una grande ricchezza e lo è anche economica. Quindi qui non passerà l'idea che persone che vengono da altre parti o che sono integrate sono un pericolo per la convivenza. Anzi, la sicurezza passa proprio attraverso il dialogo, l'incontro, la solidarietà, lo stare insieme per costruire non comunità di rancore, ma comunità di benessere. E anche quando mancano le risorse per avere mediatori sociali, per avere operatori sul territorio, ci sono i volontari che lo fanno spontaneamente perché ci credono. E poi la cultura non può che accogliere culture diverse, guai a parlare con persone che la pensano esattamente come noi. Ecco perché Napoli, signor Ministro, in questo momento, tra mille difficoltà economiche, è una città che ha una grande ricchezza umana e culturale, che non si rassegna e vuole dare il suo contributo con i giovani, la città d'Europa con il più alto numero di giovani, e tra molti giovani ci sono tantissime persone che vorrebbero avere la cittadinanza italiana e che sono più napoletani di alcuni napoletani. Ecco, perciò io sono davvero contento, no? Perché faccio il sindaco, ho sempre pensato, non riuscire a immaginare una città in cui non ci sono dei colori così belli. Quindi credo che poi questo messaggio così forte dall'università e dalla nostra città, noi siamo e vogliamo essere un punto di riferimento per costruire un Mediterraneo diverso, un'Europa diversa, e non contare più i morti che vengono dal mare, ma contare le persone che scelgono e non lo fanno per necessità di venire nella nostra Napoli. Grazie per aver scelto la nostra.